Eccoci nuovamente in diretta, andiamo a vedere le notizie principali della mattinata e poi con Davide Biocchi le analizziamo e analizziamo anche i titoli a vostra scelta. TAV e Decretone occupano la scena economica della settimana. Il governo renderà pubblica l'attesa analisi costi-benefici, decidendo se proseguire con la costruzione dell'opera. Marco Marsiglio, candidato di Fratelli d'Italia, ha vinto le elezioni regionali in Abruzzo, ha superato il candidato del centro-sinistra, la Lega. Il primo partito. La settimana degli eventi finanziari inizia ancora all'insegna delle relazioni trimestrali delle società. A Bruxelles si riunisce l'Eurogruppo. Theresa May chiederà più tempo al Parlamento per tentare di ottenere un nuovo accordo con l'Unione Europea sulla Brexit. Dovrebbe promettere un nuovo voto su altre opzioni. Ordine sparso per le principali borse asiatiche, prive del faro di Tokyo, rimasta chiusa per festività. Gli investitori guardano sempre alla guerra commerciale tra America e Cina. Sono ancora valide tutte queste notizie dopo qualche ora di apertura di contrattazioni. Buongiorno Davide Biocchi e bentrovato. Buongiorno, un saluto a tutti i telespettatori. Davide, io con te analizzo sempre le notizie principali che poi diventano i market mover della giornata e anche della settimana, ovviamente, e del periodo. Se ti conosco bene, caro Davide, visto che ogni lunedì ne parliamo insieme, credo che tu mi voglia portare all'attenzione i risultati in Abruzzo, sbaglio? Beh, direi di sì, perché secondo me. Cioè, perché stamattina ho seguito proprio l'apertura dei mercati, ero in un webinar e seguendo l'apertura dei mercati, avendo operato un pochino in apertura dei mercati, dicevo che tutto quello che appariva era, secondo me, intorno allo zero, cioè non c'erano indicazioni che i mercati, diciamo il DAX era visto aprire a meno 0,0 qualcosa, la Francia anche, i future americani avevano più o meno quell'andamento. Tutto sommato, e l'euro-dollaro era stabile. Diciamo che secondo me però il tipo di evento, cioè il tipo di risultato elettorale, sappiamo che la finanza guarda le elezioni, anche se sono locali, ricordiamoci in Germania quando ci furono le elezioni dei Land, diciamo così, no? Allora anche lì era stata poi comunque fatta una considerazione a livello politico, estrapolando il contesto locale e trasferendolo e trasformandolo in un contesto generale. Ecco, qui c'è stata una vittoria del centrodestra, direi palesemente conclamata, che tutto sommato, secondo me, è stato il carburante principale del gradimento dei mercati, perché alla fine i mercati pensano probabilmente che con un centrodestra, forza governativa in divenire, diciamo così, potenzialmente in grado di fare da sé, forse ci potrebbe essere un contesto meno, come posso dire, meno pesante così sull'Europa in generale, e quindi secondo me hanno visto con favore questo. Si vede questo perché? Perché tutti i mercati poi sono andati a rialzo, ma soprattutto l'Italia, noi facciamo attualmente comunque un più 1,47, quindi siamo vicino all'1,5, sono intorno all'1, 0,99, 1,02, diciamo il DAX e la Francia. Quindi mi sembra di capire che queste elezioni siano un po' trainanti, anche perché se guardiamo ai titoli che fanno un po' meglio, ecco, si va poi a ragionare che sono quelli che forse in qualche modo ci sono le Infatti banche, ci sono li vorrei vedere insieme a comunque. te, Davide, guarda, li guardiamo proprio C'è anche insieme. Ah, Atlantia, che è molto bersagliata però le dai 5 banche molto Stelle. bene oggi, infatti, Eh Banco sì, eh BPM in sì. testa, sì. Però io ho qui davanti la mappa dell'andamento dei prezzi dall'apertura e ad esclusione di Prysmian, tutto il resto del listino rispetto all'apertura delle 9 sta crescendo di valore. L'unico titolo che ha un prezzo attuale più basso di quello dell'apertura delle 9 è Prysmian. Insomma, questo è un dato significativo, è tutto il mercato che è comprato nel suo insieme. Assolutamente sì. Beh, ti faccio un'altra domanda sulle elezioni dell'Abruzzo per poi passare ad altro e anche così cominciamo a leggere i messaggi dei nostri amici. Insomma, possiamo davvero dire che il Movimento 5 Stelle comincia a rafforzare questa sua debacle? Perché ricordiamo che
Dalle politiche eravamo al 40%, adesso è diventata terza forza politica della regione. Il centro-sinistra ha superato il Movimento 5 Stelle, cosa invece inversa nelle politiche, con, sappiamo bene, centro-sinistra, il Partito Democratico soprattutto, che aveva avuto un flop incredibile, quindi il Movimento 5 Stelle che aveva acchiappato, uso questo termine, anche molti elettori proprio del Partito Democratico. Diciamo che fisiologicamente il Movimento 5 Stelle ha perso, volevo capire se secondo te è un risultato che può essere considerato già consolidato. Dall'altra parte invece la Lega, che continua ad avere consensi e addirittura ha fatto sì che per la prima volta ci fosse un presidente di regione di Fratelli d'Italia, uno degli storici alleati della Lega. Sì, io credo questo, e cioè si può forse, diciamo, guardiamo un attimino, perché questo, il commento generale è già stato fatto molte volte, e proviamo a dargli invece un taglio un po' diverso, così sì, magari diciamo qualcosa che può essere altrettanto interessante. Dunque, che cos'è che emerge? Anzitutto emerge che diciamo la sinistra è molto frastagliata. È vero che si parla di centro-sinistra, ma se si va ad analizzare il PD si è pericolosamente avvicinato al 10% come consenso, come singola unità. Quindi devo dire che proprio questo fatto che sono tante piccole liste che alla fine sommate tra di loro fanno comunque un terzo dei voti, mal contato un po' meno di un terzo dei voti, però questo concetto di essere così frastagliato, che poi è più tipico di elezioni locali e non su levatura nazionale, però senza dubbio aiuta a capire quanto è in questo momento senza un vero faro, senza una vera guida, questo polo politico. Ok, questo è un dato di fatto. Il secondo dato di fatto è che c'è una parte, diciamo così, piuttosto ondivaga di elettori che si è spostata più dal dire mi interessa qualcuno che faccia le cose in maniera più trasparente. Questo secondo me era ciò che ha portato molti a votare per i 5 Stelle, che dia più, come dire, credito a chi ne ha bisogno, che faccia queste difficoltà, come invece questo è ben evidenziato anche da alcuni sondaggi condotti recentemente, che si possono trovare facilmente anche su internet, come invece ci si stia un pochino più esacerbando verso un mi piace di più in questo momento uno che quando serve picchia anche un po' i pugni sul tavolo, no? Perché noi abbiamo Salvini che ha più che raddoppiato i voti, cioè la stessa proiezione che gli viene data dai sondaggi su scala nazionale lui l'ha resa reale in Abruzzo, dove è passato dal 13 al 28, quindi malcontato ha fatto più del doppio, ok? Esattamente come gli succede in realtà su scala nazionale, dove più o meno viene attualmente considerato intorno o appena sopra il doppio di quello che aveva preso alle scorse politiche. Quindi direi che sanciscono per la prima volta, non solo nei sondaggi ma anche nei numeri, che l'atteggiamento di Salvini, che diciamo su certe cose dimostra di essere veramente tosto, tra virgolette, sta pagando a livello di consensi elettorali e di voti espressi. I 5 Stelle invece stanno dimostrando quanto è difficile trasformare le magari anche come dire interessanti cose che si offrono come come dire come programma elettorale in fatti concreti, perché poi ci si trova a dover a che fare con difficoltà crescenti legati per esempio al fatto che le casse sono vuote, quindi bisogna fare debito per finanziare certe operazioni, e questo ha creato tutti i casini, tutte le difficoltà di cui conosciamo. Ecco, c'è una domanda nella domanda, Davide, così aggiungi e dopo ti faccio terminare, perché Donato, che saluto, scrive: ma questo trend della Lega secondo voi è tendenzialmente continuo verso il più o con il tempo potrebbe risentire dell'alleanza con il Movimento 5 Stelle? Beh, diciamo che secondo me qualcuno potrebbe osservare che potrebbero essere vere entrambe le cose, cioè la Lega è così ed è anche, come dire, in qualche modo, cioè, comunque i 5 Stelle su alcuni temi sono stati in solido con la Lega e si sono vicendevolmente sostenuti, poi hanno alcuni temi come la TAV per esempio, dove diciamo sono in completo disaccordo, però su alcune cose, diciamo così, che hanno fatto muro comune, fronte comune. Devo dire che qualcuno potrebbe senz'altro apprezzare di più la Lega da sola con il centrodestra, qualcuno invece potrebbe dire che con Berlusconi no, basta, insomma, no? Quindi
tutto viene soppesato. Certo, se i numeri fossero questi, e credo non ci andremo tanto lontano, almeno stante i sondaggi, diciamo non si va tanto lontano da questo punto di vista, quello che si può dire è che se oggi si dovesse ritornare al voto, sicuramente il centrodestra avrebbe i numeri per andare a governare da soli. Certo, questo sarebbe, certo. E ce lo stanno dicendo i numeri dei mercati finanziari, perché nel frattempo i mercati stanno ancora di più accelerando a rialzo. Esatto, esatto. Questo ci viene detto dai mercati che sicuramente, ecco, i mercati finanziari gradirebbero di più una Lega col centrodestra che non diciamo una Lega con i 5 Stelle. Il contesto è presto fatto, voglio dire, una Lega alleata col centrodestra, che sarebbe senz'altro il partito predominante, lo si vede dai numeri, dalle proporzioni oggi, però senza dubbio vedrebbe Salvini governare eventualmente con persone che in questo momento all'Europa sarebbero più gradite rispetto a dei 5 certo. Stelle che, come si è visto negli ultimi giorni, con il dialogo aperto con i gilet gialli in Francia, si sono posti proprio al di là della barricata. Quindi evidentemente si capisce anche che è più sgradito il 5 Stelle alla finanza europea, ecco, che non la Lega. Volevo proprio dire questo, stavo dicendo in modo più, come dire, spartano, stiamo cominciando a capire, forse, nonostante i mercati siano imprevedibili e rispondano sempre diversamente, che la parte governativa meno gradita quindi alla finanza è proprio quella del Movimento 5 Stelle. Vedremo, caro Davide, poi insomma è chiaro che ci traghetteranno queste elezioni a quelle europee, dove avremo la situazione un po' più chiara, però se le premesse sono queste, insomma, diciamo che si comincia a intravedere, no, quello che potrebbe essere. Sì, però bisogna anche dire che questo è poi... Sì. Esattamente il risultato elettorale che proviene da una regione d'Italia, per quanto importante, però piuttosto piccola se confrontata invece con altre regioni decisamente più, più pesanti dal punto di vista del voto, è sicuramente un trend quello attuale. Non ci dobbiamo dimenticare però che sul tavolo ci sono molti altri temi che potrebbero essere inneschi in un senso o nell'altro. Citerei, giusto per non dimenticarli, la guerra commerciale tra gli Stati Uniti, certo, e la Cina, che questa settimana vedrà i famosi incontri. Questo è un fatto fondamentale, secondo me. Citerei l'ipotesi di un nuovo shutdown, perché secondo me si va verso questo. È un po' come quando ci si è dati appuntamento per... ci si è messi lì per fare un duello e poi si dice rimandiamo tutto a domani a mezzogiorno, e adesso sta per arrivare mezzogiorno di fuoco, no? Nel senso, certo, che certo. Lo shutdown prima o poi, questo problema va risolto, no? Okay, in un senso o nell'altro. E non dimentichiamoci in Europa del problema, secondo me, che è il più grande di tutti per noi europei, perché ci tocca da vicino, relativo alla Brexit, perché la Brexit è un problema molto significativo. Una Brexit no deal sarebbe molto recessiva per il Regno Unito, tantissimo, ma recessiva anche per tutta l'Europa nel suo insieme. Europa che poi a maggio va alle elezioni, cioè noi siamo qui a oramai 3 mesi dalle elezioni e ancora non sappiamo se gli inglesi voteranno. Parteciperanno o meno al voto, certo, quindi in base a questo cambierà l'assetto del Parlamento, questo è chiaro. Certo. Allora Davide, ci sono un po' di domande, se sei d'accordo io comincio a leggertele, certo. Poi sicuramente ce ne sono un paio che ci porteranno ancora su queste notizie di cronaca. Allora, Alberto chiede per favore Eurotech e mutui online, quindi partiamo proprio con l'analisi. Allora, andiamo su Eurotech. Allora, adesso... Dunque, Eurotech, sì. Diciamo che... soprattutto dall'autunno in poi, direi, okay, si è inserita in un trading range ampio, uh-huh, che ha la base intorno ai 3 euro e, diciamo così, la parte alta vicino ai 4 euro. C'è stata anche una punta nel frattempo fino a 4,40 euro, questo è stato in novembre, però in generale diciamo che il mercato va in laterale su questi valori. Adesso siamo nel mezzo del guado, perché c'è stato un movimento di ristorno, però attualmente c'è un po' di ripresa, siamo a 3,45 euro, quindi direi che il titolo di per sé è un sideway, cioè un laterale, 3 o 4 euro, il laterale è ampio ovviamente e può essere ampiamente sfruttato,
però il trend vero lo vedremo solo all'uscita da uno di questi due livelli di prezzo. Qual era l'altro titolo? Mutui Online. Ok. Mutui Online, diciamo che lo avevamo già visto la scorsa settimana, sì, è un titolo estremamente interessante perché ha, come dire, anche lui un trading range, ma con la possibilità, l'avevamo visto prima, di portare, era molto prossimo alla resistenza, come altri titoli del listino sul movimento negativo della seconda parte della settimana scorsa, le resistenze hanno lavorato su tanti titoli, anche qui, e si è riportata praticamente diciamo vicino a quella che potrei definire come l'area di supporto più prossimo, che è intorno ai 15,30 €. Ora sta un po' reagendo, qui il trading range è più ampio, la resistenza malcontata è in area 17,50 direi, e quindi anche qui la considerazione che vale è più o meno quella già fatta anche per Eurotech, però il trading range anche qui è molto ampio. Va bene, poi abbiamo Tenaris e STM. Allora, Tenaris è un titolo secondo me graficamente interessante, è arrivato diciamo intorno a quella che secondo me è la resistenza, l'area tra intorno agli 11,20 €, insomma questa è la resistenza forte. Io penso che Tenaris vada valutata soprattutto sull'eventuale superamento di quella soglia di prezzo. Attualmente siamo a 10,93 €, siamo stati anche sopra gli 11,20 € la scorsa settimana, però poi il mercato è tornato un po' indietro. Starei a vedere, il titolo però è inserito in una fase di recupero che è cominciata proprio come succede anche a tanti altri titoli del nostro paniere verso la fine del mese di dicembre. Ok, STM e poi abbiamo anche FCA, Fiat Chrysler Automobiles. Beh, STM diciamo che sembrerebbe aver creato intorno ai 10,80 €, ma soprattutto poi direi intorno ai 12 €, una grande base, cioè la punta è stata più in basso, però il titolo ha scambiato molti molti volumi intorno ai 12 €. Io credo che superare intensamente, tra virgolette, a ribasso i 12 € sarà un ostacolo, un supporto vero, un ostacolo vero perché è legato anche a tanti scambi di volume ed è il supporto da prendere in considerazione a livello attuale. Dopodiché diciamo che da quei livelli il titolo ha reagito, attualmente vale poco meno di 14 €, siamo a 13,84 €, anche questa è una zona di forti scambi e secondo me tutta l'area del titolo che sta tra questi valori e diciamo i 15,50 € è un'area che potremmo definire di congestione, cioè secondo me solo sopra i 15,50 € il titolo potrebbe eventualmente tornare a salire con una certa rapidità. Mm-hmm. Viceversa si manterrà, presumo, in quest'area anche a lungo perché, come ripeto, è tutta un'area di grande congestione del prezzo. Ok, allora poi c'era questa domanda appunto. C'era forse Fiat. Ah sì, scusami Fiat, perdona, sì, anch'io l'avevo lasciata dietro. Prego Fiat, vediamo Fiat, che quota 13,2. Di nuovo con il capitombolo di venerdì si porta, tra l'altro un capitombolo veramente pesante, la cui reazione di oggi è certamente una reazione, come dire, positiva, lo si vede dai numeri, però, sì. Però comunque non è, come dire, non è una reazione di quelle che uno dice, ah scusate, venerdì ci siamo sbagliati, no? Ok, questa è una reazione, come dire, importante, scusate, poi il crollo è stato giovedì, venerdì c'è stata la seconda parte, no? Oggi c'è un po' di reazione, però secondo me Fiat va guardata con attenzione, i 13 € sono un supporto importante, io starei a vedere, ma graficamente non posso dire che mi piaccia, tra l'altro non è la prima volta in questa fase di ribasso, anzi è la terza, di cui una era legata purtroppo agli eventi di Marchionne, e questo come dire, è indipendente dall'andamento del titolo, ma è la terza volta nel giro diciamo dell'ultimo anno che il titolo come dire, mostra proprio segni di forte debolezza con tre sedute contraddistinte da movimenti ribassisti molto pesanti. La prima è stata intorno a fine maggio, poi c'è stata quella appunto a fine luglio legata a Marchionne e quella di giovedì, cioè tre volte questo titolo quest'anno comunque ha fatto vedere che quando
scende lo può fare anche in maniera molto pesante. Secondo me questo non depone molto a favore, soprattutto di quegli investitori che non hanno piacere di avere un orizzonte temporale di medio-lungo periodo e ogni tanto si trovano falcidiati da un mercato che dimostra di saper punire Fiat quando è necessario. Va bene, Davide, dicevo un'ultima domanda forse che ci riporta un po' sulle notizie che stavamo analizzando poco fa. Mi scrivono quali sono, secondo Davide Biocchi, i motivi geoeconomici che potrebbero portare al rialzo dei mercati azionari? Beh, secondo me il mercato quando è preoccupato per inerzia tende a scendere, cioè ai mercati non piace l'ambiguità, non piace il dubbio, non piace l'incertezza. E in questo momento noi abbiamo un pochino più di chiarezza sul fronte politico italiano. Evidentemente un anno dopo si può dire che il vero trionfatore post-elettorale è stata la Lega. I 5 Stelle non sono riusciti, diciamo così, a mantenere alto il loro livello, il PD sembra ancora più sconfitto di prima, il centrodestra in generale, diciamo, sembra guadagnare e questo è un tema che ai mercati può piacere, però poi ci sono tante incertezze, c'è l'incertezza sull'esito della guerra commerciale, sullo shutdown che può avere un apice alto, però lo vedo meno problematico nel medio-lungo periodo, la guerra commerciale invece sì, e soprattutto la Brexit e poi come dire, il risultato delle elezioni europee che se si andrà a votare con i sondaggi che ci sono oggi potrebbe spazzare via l'attuale nomenclatura e sostituirla quasi completamente e questo creerebbe una certa difficoltà anche nella finanza, ma soprattutto la Brexit penso che potrebbe mettere tutti un po' con le spalle al muro e quindi credo che i mercati in questo momento non abbiano temi per crescere, hanno temi per preoccuparsi. E ripeto, ci sono degli inneschi importanti, ci sono delle sedute come oggi che dicono, dove il mercato dice a me questa cosa piace, ok? Però bisogna che tasselli che vadano a posto ce ne devono essere parecchi. Certo, assolutamente. Bisogna aspettare ancora un po' dunque per capire quali potrebbero portare al Eh sì. rialzo. Sono d'accordissimo con te, Davide. Grazie a Davide Biocchi che ritroveremo nei prossimi giorni e sulle fonti TV, naturalmente. Buona operatività. Grazie, un saluto a tutti. E tra poco noi riprenderemo nel prossimo blocco proprio due dei temi che Davide Biocchi ha appena citato, la Brexit, quindi tra pochissimo ci colleghiamo con Londra, con la City, per capire che cosa si può comprendere più da vicino e poi subito dopo parleremo con il Parlamento italiano, quindi per capire che cosa si sta muovendo proprio in politica, che poi sapete molto bene si riversa direttamente sull'economia. Vi aspetto, un blocco molto ricco, quindi restate con noi qualche minuto di pubblicità.